Il paziente va seguito nella primissima fase della patologia quando ha una manifestazione normalmente similinfluenzale, facendo una terapia sostanzialmente sintomatica, magari cercando di privilegiare più che paracetamolo, forse adesso sta venendo fuori l'indicazione al trattamento con antinfiammatori, perché poi ci dobbiamo preparare chiaramente al dover gestire una fase successiva ben più impegnativa, che è quella dell'infiammazione, in cui si determina la polmonite infiammatoria. E per cercare di evitare questo, dobbiamo essere molto puntuali nell'intervenire tempestivamente, essenzialmente con un farmaco che si sta mostrando particolarmente efficace in questa fase, ossia il corticosteroide, il cortisone. Sul territorio siamo convinti che la terapia col cortisone deve essere anticipata per evitare l'evoluzione verso la polmonite infiammatoria. Questo è probabilmente il primo documento che prende in considerazione la necessità di fare terapia steroidea in quella tipologia di paziente. Un altro farmaco importante è l'eparina a basso peso molecolare, in situazioni comunque in cui il rischio trombotico per il paziente rimane comunque abbastanza elevato, come nel paziente comunque di una certa età, nel paziente anziano. Poi ci sono alcuni altri farmaci verso cui il medico deve mantenere comunque alta l'attenzione e la sensibilità. Uno di questi è per esempio l'N-acetilcisteina, un farmaco già noto per il suo effetto antiossidante. L'ossidazione è uno degli elementi caratterizzanti l'evoluzione della patologia stessa, per cui l'N-acetilcisteina può essere utilizzata quindi come fluidificante, come mucolitico, come la sua, diciamo, solita e più tradizionale raccomandazione e indicazione, ma può essere anche utilizzato come un farmaco che aiuta il paziente nell'uscire dal tunnel dell'infiammazione.